Non si dico, no, ecco, non dimentichi di un po'. Vabbè. Buon pomeriggio a tutti, ai nostri ascoltatori, ai tanti studenti, ai colleghi del Polo Liceale Raffaele Mattioli. Eccoci ad un altro incontro, quello del pomeriggio di questa ormai parte terminale del Festival della Scienza, che ci ha visto così presi in questi giorni ad incontrare tanti ricercatori, tante belle menti. E soprattutto ex allievi, oggi scienziati, e anche in questo appuntamento abbiamo il piacere di incontrare un medico, una ex allieva del Liceo Mattioli, un'amica, Yolanda Russo, una esperta, una ricercatrice, un medico che ha negli anni accumulato tanta esperienza. Esperienza condita da passione, esperienza che l'ha portata dopo gli studi universitari conseguiti e condotti a Roma, dopo la specializzazione effettuata a Roma insieme al marito Gaetano Menna, mi piace citarlo perché è stato mio compagno di classe al liceo classico un po' di anni fa. E insieme hanno poi intrapreso questa avventura verso l'America e hanno nuovamente condotto nuove esperienze di specializzazione e quindi oggi li ritroviamo come anestesisti in ruoli importanti. Quindi ancora una volta un volo, un viaggio oltreoceano, raggiungiamo Yolanda Russo. E con lei trascorreremo un'ora particolarmente interessante. Avremo anche alcune studentesse che al termine della relazione della dottoressa Yolanda le porgeranno delle domande. Ringrazio infinitamente anche a nome della dirigente la dottoressa Yolanda Russo. Grazie. Allora, per voi buon pomeriggio e per me invece buongiorno. Sono circa le 9 qualcosa qui a Richmond, nella Virginia, negli Stati Uniti. Ed inizio subito con il dirvi che questa presentazione sarà interattiva. Avremo delle slides, i miei commenti, dei piccoli filmati e poi le vostre domande a termine. E volevo dirvi che solo 47 anni fa, come la professoressa Lo Sasso, così cordialmente mi ha presentata, io ero tra i vostri banchi. Allora il liceo scientifico condivideva uno spazio con l'edificio del liceo classico dietro i Vigili del Fuoco di Vasto, una zona che comprendeva anche la scuola media Paolucci, così per darvi un'idea. Di anni ed acqua sotto i ponti ne è passata tantissima, ma oggi sono felice di ritrovare giovani come voi, volenterosi e interessati ad ascoltare e parlare di temi di scienza attualissimi come quella del caos. Volevo cominciare con le mie slides, se mi è possibile, perché non ho la possibilità. Dottor Filoteo. Qualche problemino nella condivisione. Riproviamo perché qua è libero il.
Non va? No, non posso muovere. Dopo che lei ha fatto il cambiamento, non posso più muovere il. Il fatto è che a me risulta restituito. Adesso vedo soltanto lei. Vediamo Io non riesco. un po'. Scusate questa Sì, un situazione. problema, tra l'altro. Eccomi qua, adesso ci sono. Benissimo. Per me va bene, posso cominciare. Quindi, come la dottoressa Lo Sasso mi ha presentata, io oggi lavoro nella VCU, che è la Virginia Commonwealth University, e sono un anestesista e mi interesso soprattutto di anestesia pediatrica. Questa brevemente è un'immagine della Virginia negli Stati Uniti d'America, questo stato, questa regione rossa. E Non la qui vedo. invece riuscite a guardare, a vedere? Io no. Non so cosa sia successo. No. Allora, ricominciamo, vediamo un po'. Scusate. Ecco, lasciamo così. Vi vedete adesso? Ecco, sì. Ecco, allora, la manovra fatta prima purtroppo ha annullato. Ok, quindi dicevo, questa è sono gli Stati Uniti, questa è la Virginia, questa è in grande Richmond, dove l'Università della Virginia è dove io vivo da circa 18 anni. Volevo cominciare con l'eziologia della parola caos. Non siamo stati noi i primi a parlare di caos e diciamo, la comune idea del disordine oggi è altamente rivista. Comunque, il caos è un termine che già anticamente nella grande e magnifica Grecia, i nostri padri e fratelli, che sono i greci, più di 2500 anni fa definirono il caos. E, tra i più importanti al riguardo è Esiodo, che è un poeta greco vissuto tra il 750 e il 650 a.C., stessa epoca di Omero, e scrive nella Teogonia, che è un libro, parla della storia degli dei. Parla del caos come una condizione che permette di formare altro. Riporto alcune parole dal suo testo greco, ovviamente tradotte in italiano. Caos e da esso si formarono l'erebo e la notte, poi l'etere e il giorno, dalla terra Urano ed il mare, da Urano la famiglia dei Titani. Quindi parlava di concetti scientifici, filosofici, ma dava una spiegazione quasi mitologica. Ancora di più, Esiodo descrive il caos come egneto, cioè non il principio quindi, ma ciò che da questo prima appare. C'è un detto famoso che spesso viene fatto talvolta in presentazioni o in condizioni, diciamo, di estremo stress, e si dice: e prima di tutti fu il caos. Un altro termine greco sul caos è stato poi rivisitato da Platone, un filosofo e scrittore dell'antica Grecia, vissuto tra il 428 e il 348 a.C., per farvi capire l'epoca, assieme a Socrate e ad Aristotele, e si riferisce al caos come a uno spazio aperto, beante. Ecco qua la differenza con Esiodo, un abisso dove trovano tenebrosità ed oscurità. Insomma, quindi il caos è stato descritto in passato e anche dai nostri, diciamo, avi. La teoria moderna sul caos, invece, è ben studiata e spiegata da fisici e matematici. Poi è stata, diciamo, ritrasformata ed estesa a livello della scienza della meteorologia, dell'educazione, dell'economia, e si può applicare anche, diciamo, alla vita nostra di tutti i giorni, una volta capito il concetto. Insomma, ad ogni azione c'è una certa reazione e l'esempio più popolare è quello che oggi si conosce come
la teoria della butterfly effect. Allora, adesso io vado nella prossima slides e cercherò di presentarvi un piccolo filmato in italiano che durerà all'incirca 4-5 minuti, dove potremo capire meglio e spiegare che anche sarà chiaro nella spiegazione di cosa è e di chi ha creato questa butterfly theory. Quando si osserva il moto dell'atmosfera, si capisce velocemente che è infinitamente più complesso di quello del sistema solare. L'atmosfera è un fluido che possiede, in ogni punto della Terra e ad ogni altitudine, una velocità, una densità, una pressione, una temperatura, eccetera, eccetera. Tutto questo varia con lo scorrere del tempo. È ovviamente impensabile conoscere tutte queste quantità in numero infinito. È un po' come se fossimo in uno spazio di dimensione infinita. Per capirci qualche cosa, bisogna fare delle approssimazioni. Nel 1963, Edward Lorenz semplificò ancora il problema. Lo semplificò talmente che niente garantisce che la sua equazione abbia qualche rapporto con la realtà. Il suo modello atmosferico si riduceva soltanto a tre numeri, x, y, z, e l'evoluzione dell'atmosfera ad una piccolissima equazione. Ogni punto x, y, z dello spazio simboleggia uno stato dell'atmosfera. E l'evoluzione consiste a seguire un campo vettoriale. Per esempio, ma è solo un esempio, la prima coordinata potrebbe rappresentare la temperatura, la seconda la velocità del vento e la terza l'umidità. Qui fa freddo, il vento soffia e piove. Là è il contrario. Quando si segue una traiettoria del campo, si segue l'evoluzione del tempo che fa. Il meteorologo non fa dunque altro che risolvere un'equazione differenziale. Quando Lorenz osservò il suo modello, vide questo. Tutto ciò ha qualche rapporto con il tempo atmosferico reale? Proprio per nulla, è chiaro. È quello che i fisici chiamano spesso un modello giocattolo, per provare a capire un comportamento complesso a grandi linee. In realtà è piuttosto un simile genere di grafico che Lorenz osservò. Poiché il computer che aveva a disposizione nel 1963 era ovviamente primitivo. Consideriamo due atmosfere rappresentate dai centri di queste due palle, estremamente vicini, due atmosfere quasi identiche, ed osserviamo i loro futuri. All'inizio le due evoluzioni restano indistinguibili. Ma poi si separano in modo significativo. Le due atmosfere diventano completamente differenti. È il caos, la dipendenza sensibile alle condizioni iniziali. Nel 1972, Lorenz doveva presentare i suoi lavori ad un prestigioso congresso, ma tardava a mandare il titolo della sua conferenza. Allora, l'organizzatore, avendo fretta di inviare il programma ai partecipanti, scelse lui stesso il titolo: Predicibilità.
Può il battere d'ali di una farfalla in Brasile provocare un tornado nel Texas? L'effetto farfalla era appena nato. Sfortunatamente è troppo raro che un concetto matematico possa penetrare nel grande pubblico. Che bella immagine poetica, quella della piccola farfalla così fragile che ha influenza sul mondo. L'idea incontrerà un grande successo e si modificherà poco a poco. Si tratta sempre di una farfalla, ma a volte viene dall'Africa o dalla Cina. Ed è responsabile di catastrofi a New York o a Chicago. Interessante. Il cinema, la letteratura, la musica si appropriano dell'idea. Non si contano più i film che sono fondati su questo principio. Molte emozioni in Babel, un film di Alejandro González Iñárritu uscito nel 2006. Un colpo di fucile esplode in Marocco, un incidente senza importanza ma che cambierà la vita di una coppia di americani, di una badante messicana, di un adolescente giapponese. Tutto un gioco di piccoli effetti e di grandi conseguenze. Una riflessione sul destino umano, sottomesso al caso o alla necessità. E quindi questo filmato penso che abbia dato una grande, diciamo con chiarezza, quello che è il concetto e la trasformazione del modello matematico, che poi sia stato accolto dall'intera umanità, perché in effetti è vero, ad ogni azione c'è una conseguenza, quindi anche se sembra assurdo che il battito delle ali nel sud dell'America possa creare una tempesta nel nord, nell'emisfero del nord, è vero anche che ogni cosa che noi facciamo, ogni cosa che pensiamo, che comunichiamo, in pratica l'interazione con gli altri fa la differenza, ecco, se la vogliamo estendere a questo punto. Questo è l'ospedale, sono alcuni diciamo blocchi di edifici che costituiscono il VCUHS, praticamente la Virginia Commonwealth University, che contiene 1200 letti e 55 sale operatorie suddivise tra quelle di maggiore importanza per quanto riguarda gli interventi più complessi, sono circa 36, per la day surgery sono 6, abbiamo in costruzione e a termine nel 2023 l'ospedale dei bambini chiamato Children's Hospital di Richmond, poi c'è un altro piccolissimo chiamato Brook Road perché è nella strada che prende lo stesso nome, e poi abbiamo queste diciamo intervention radiology che sono delle suite dove si fa chirurgia a tutti i livelli senza diciamo in maniera non cruenta, ecco. Parlando ancora del mio lavoro e di quello che poi verrò a spiegarvi, voglio ancora farvi una presentazione di come funziona una sala operatoria, di che cos'è il lavoro dell'anestesista, e che oggi come oggi è altamente integrato nel lavoro del chirurgo, nel lavoro delle infermiere, cioè si è un team effort. Ed è così importante comunicare tra di noi e parlare tra di noi, perché qualunque supposizione non rilevante o non importante nel gruppo, nell'equipe, potrebbe portare delle conseguenze molto, molto gravi. Quindi il film che vi vado a presentare è stato svolto, sarà in inglese, ed è svolto nell'ospedale dove lavoro, infatti vedrete molti dei miei colleghi, e mette in evidenza l'importanza della sicurezza e di come ripetere rinfrescare in ogni momento prima dell'intervento, durante l'intervento e alla fine dell'intervento, possa aiutare ad evitare che informazioni errate, informazioni sbagliate, quindi azioni di conseguenza sbagliate, possano alterare invece diciamo, il risultato dell'intervento chirurgico. Ovviamente l'anestesista ha, come lo stesso chirurgo, hanno delle funzioni molto importanti di
diciamo, per noi rappresentano i milestone, cioè i cardini della, diciamo, dell'intervento chirurgico e dell'anestesia. Per cui andiamo a vedere cosa ci presenta questo film. Lo interromperò nei momenti giusti in modo tale da poter spiegare e quindi dare anche un aiuto a chi magari in questo momento l'inglese non è proprio nella padronanza. Ed eccoci qua. Safety in the surgical theater isn't just a lofty goal, it's an expectation and cannot be assumed to occur without extreme effort. One mistake, one medication error, or operation on the wrong surgical site is a rare event. Ecco, interrompo qua. Brevemente abbiamo visto questo paziente che entra ed viene accolto dagli anestesisti. Questi sono due, a sinistra con il cappellino giallo, arancione, viola e un'infermiera, a destra un'infermiera anestesista. Nel sistema medico anglosassone le infermiere anestesiste sono altamente utilizzate. E come avete visto, quelle siringhe messe lì, praticamente chi parlava in questo filmato raccontava che una piccola trasgressione nell'introduzione di un farmaco errato potrebbe dare delle gravi complicazioni. Quindi fare una checklist, cioè cercare di puntualizzare punto per punto tutto quello che deve andare fatto a tutti i livelli è importante. Adesso andremo a vedere come tra di loro parlano e si spiegano e mettono a punto tutte le cose importanti. Da tenere presente che in ogni... nei nostri ospedali in America il lavoro della chirurgia e dell'anestesia avviene con equip specializzate di competenze, ma ogni giorno ci si ritrova con diversi individui, perché ovviamente non c'è un chirurgo ortopedico, ce ne sono magari 10-12, non c'è un chirurgo un neurochirurgo cardiochirurgo, ma ce ne sono magari 5-6. Quindi ogni giorno ci troviamo a lavorare con persone diverse, quindi è bene creare un ambiente di ottima comunicazione, di capire esattamente tutto, anche perché trattiamo circa 150-200 casi giornalieri, siamo circa 60 anestesisti, quindi abbiamo la necessità proprio di dover fare questo lavoro di alta comunicazione nella stessa mattina, nello stesso giorno e non prima. A meno che i pazienti presentino delle severe, complesse malattie pregresse che abbiano bisogno di essere ottimizzate e quindi vengono mandati in cliniche di anestesia magari un mese prima, una settimana prima, e vengono valutati per vedere se possono affrontare l'intervento. Ecco qua, e continuiamo. For that patient and that patient's family, that mistake is nothing short of a tragedy. Quindi questa infermiera che cerca di spiegare alla famiglia, cioè immagino in questo caso essendo una persona anziana, questi due signori rappresentano magari figli e sta spiegando quali sono i pro e i contro e sta spiegando come avverrà il tutto e come verranno poi avvisati alla fine dell'intervento al riguardo dello stato della finale del, in questo caso della mamma, quindi del paziente. It's also a personal tragedy for everyone involved. No one wants to cause harm to a patient. In our particular institution, we do about 20,000 surgeries a year. And so the key thing is that every patient gets the same attention to detail, the same experience every time. And the experience has to be safe. That means that every patient has an attention to detail by typically all six people that are in the room. The professionalism and high skill level in any operating room in the modern world is remarkable. Everybody likely demands more of themselves than anyone demands of them. Yet we are all human beings. We can and do make mistakes. And so often, as a surgery is about to begin, few of us in the operating room have gotten to Quindi l'intervento adesso inizia, prima di cominciare c'è questa comunicazione tra i tre servizi e si va attraverso una lista di infiniti punti e comincia l'infermiera a capo della stanza. To talk, or even to get to know each other. Per esempio si deve parlare, ripetere,
se ci sono delle allergie, qual è l'arto, in questo caso è un caso ortopedico, quindi sarà l'arto, sarà in questo caso l'arto destro, e si parlerà se c'è una necessità di dover dare del sangue, se c'è una macchina che raccoglierà del sangue e poi verrà, diciamo, purificato e, rinfuso, e si parlerà della strategia anestetica, e che sarà ovviamente quella generale, e quindi la vediamo, insomma, ancora altri 4-5 minuti e poi andremo avanti. Why the surgical team at Virginia Commonwealth University Health System has introduced a simple but powerful tool for use in the operating room. The Safe Surgery Checklist. The date of birth is January 2nd, 1985. Yes. Is that correct? Yes. Okay, great. This checklist puts everybody in the operating room on the same page. There are three distinct processes. A briefing or huddle when the patient comes into the room. Everyone must stop, take a timeout, and ask themselves and each other, who is our patient? What's the surgery? What's the allergy status? What is the blood supply? Which part of our patient's anatomy is our focus? The briefing is like the safety check before leaving the terminal and airport safety. It is designed for activities that every patient should be exposed to in the OR, not so much specific to the surgical procedure, but to that patient. It may seem so simple, but the checklist may be your most important instrument in performing a successful surgery. E fermo qui dicendo che alla fine chi commenta dice sembra una cosa così semplice, quasi troppo elementare, eppure se queste cose non vanno fatte, la possibilità di avere una complicazione, quindi una risposta domino come conseguenza della misinterpretazione, della miscomunicazione di importanti fatti e condizioni, può portare a gravi conseguenze. Il caso finirà bene, adesso lo interrompiamo e andiamo avanti con la mia presentazione. Dunque, quello di cui vorrei parlarvi oggi è uno dei, delle più comuni condizioni di stato metabolico che possa che può avvenire, nella situazione, di un paziente che magari non sta molto bene, che però ha bisogno di un intervento laparotomico, cioè deve essere magari risezionato un intestino, eccetera, e che ha una grande probabilità di entrare in acidosi metabolica. Qualche slide per capire che cos'è l'acidosi e perché l'acidosi sia un processo molto molto severo e che possa dare delle conseguenze disastrose. Immagino che in chimica o in biologia abbiate studiato il pH del sangue e quindi la presenza di un pH neutro, che è quello di 7.42, è mantenuto da un equilibrio tra acido e base. Gli acidi, sono delle sostanze che praticamente mettono in circolazione idrogenioni, mentre la presenza di un pH basico significa che abbiamo una quantità di idrogenioni inferiore alla norma. Quindi, per esempio, una severa acidemia parte da un pH di 6.9 e una severa alcalemia con conseguenze cliniche significative intorno a un pH 7.8-7.9. Qua è una scala che vi possa dare un'idea, quindi se il pH neutro è intorno a 7,4, ci aspettiamo nel sangue circolante una quantità di idrogenioni intorno a 40. Ovviamente quando è 7, quindi c'è un'acidosi conclamata, gli idrogenioni sono elevatissimi a 100 e in un'alcalosi conclamata sono intorno a 16. Ora, quali sono questi acidi? Nella funzione fisiologica di tutti i giorni, il nostro polmone e il nostro rene sono quelli che aiutano a mantenere questo equilibrio. Il polmone permette di eliminare l'anidride carbonica con la respirazione nella frequenza 12 al minuto, mentre il rene ha una funzione purificatrice nell'eliminare gli acidi sulforici e fosforici che vengono prodotti come conseguenza del metabolismo
del corpo umano. Allora, a questo punto vi dovreste chiedere, ma perché la dottoressa ci sta parlando di questo? Perché nel momento in cui il pH si altera ed avviene molto rapidamente, e specialmente sotto l'anestesia, sempre se ci sono per esempio perdite di sangue, stillicidi o ventilazione sbagliata o risposta all'anestesia non eccellente da parte del paziente e l'anestesista non è in grado o non ha percepito o ha neglettato qualcosa, cioè praticamente ha messo da parte la problematica o non l'ha comunicata al chirurgo, viceversa, il chirurgo non comunica all'anestesista che magari c'è una perdita di sangue, che magari è significativa, eccetera. Questo processo parte in quarta veloce e cosa succede? A livello cellulare comincia un processo di stress, cioè praticamente quello che normalmente è il potassio, che è un elettrolita intracellulare, e il sodio, che è un elettrolita extracellulare, cosa fanno? Si invertono, quindi il potassio comincia ad andare in circolo nel sangue e il sodio comincia ad essere eliminato in una grande quantità e ovviamente eliminato tramite le urine, questa è una cellula renale. Ora, che succede? Che se il potassio esce dalla cellula, immaginate le miliardi, i trilioni di cellule di cui siamo composti, dal fegato, polmone, cervello, muscoli, reni, eccetera, immaginate quanto potassio rapidamente si possa accumulare. E tenete presente che la quantità di potassio al di sopra di 6 è estremamente nociva ed estremamente catastrofica nella funzione cardiaca, per cui può portare rapidamente ad un arresto cardiaco. Ora mi direte voi come questo possa succedere, ma le motivazioni sono tante. E l'attenzione che noi diamo ogni giorno al lavoro, a quello che facciamo, la preparazione teorica e pratica e soprattutto anche il voler lavorare in team e sapere che entrambi, cioè chirurgo e anestesista, hanno una funzione basilare nel dover comunicare tutto ciò che succede. E questo è anche un modo più moderno, negli ultimi 20 anni, di fare in modo di eliminare proprio questo effetto butterfly, questo effetto a catena, domino, che può succedere quando non c'è una buona intesa o quando non c'è una buona preparazione o quando ci sono degli errori o delle non riconosciute complicazioni che si stanno creando. E allora eccoci qua nella successiva, vi presenterò, questa è una simulazione, anche questa è in inglese, dove proprio mette in evidenza come la non comunicazione del chirurgo a riguardo di uno stillicidio di sangue che ha sottovalutato crea a un certo punto una problematica grande verso il paziente e l'anestesista fa del tutto per poterla tamponare, ma ovviamente è andata troppo avanti, ormai ci troviamo davanti a una condizione di acidosi metabolica e il paziente non riesce, nonostante l'amministrazione di bicarbonati, nonostante l'amministrazione di più ossigeno e di migliore ventilazione, non riesce ad interrompere questa cascata di cose poco piacevoli. Ecco qua, durerà soltanto 2 minuti. The blood pressure is really, really low. It's still bleeding. I'm giving a lot of epinephrine here. Move that. Move away. You need to cut it or both of it. Move that away. Giving blood as fast as I can. Still giving a lot of epinephrine. Still have control of the bleeding here. Now hold me right there. Hold it right there for a second. Just hold it. Keep holding it. Oh my gosh. Yeah, we got a low blood pressure and pressure. High heart rate. We're having some. Zepatec or VFib or something like that. Hold this pressure. Yeah, I think we're all right. They need help with some bleeding. I'm feeling for a pulse. Let me turn the SIBO off. Why is sutured?
No, we don't have a pulse. I think there's a flat line. Yeah, we don't have a pulse. There's no pulse. Allora, questo, in pratica il chirurgo sta cercando di tamponare il sanguinamento e l'anestesista gli dice la pressione si abbassa, non c'è più la pulsazione, bisogna assolutamente cominciare in una rianimazione acuta, intanto la sacca lì rossa indica appunto la sacca di sangue che deve essere amministrata con velocità e vediamo ancora un altro minuto. Can someone get the crash cart? Il crash card è praticamente la macchina che metterà in attività il cuore mettendo due specie di pad di plastica sopra il torace in modo tale da scaricare una certa un voltaggio energetico di 250 o 300 volts e cercare di riportare il cuore al battito insieme all'uso dell'epinefrina. There's no pulse. We have to start a code. I'm ventilating with 100%. Start CPR. I'll hold pressure here. Right. Let's start her. Hold that side. I'll hold this side. Okay. Where are the pads? Where did you tell me the division had stopped? I did tell you that. Okay, intanto il chirurgo si sta diciamo lamentando con l'anestesista. L'anestesista dice guarda che io te l'ho detto, sei tu che non mi hai ascoltato. E quindi continua. Epinephrine. Can we make the table lower? Wait. Oh, when you connect it, where does it go? Are you feeling a pulse with this compression? Maybe. A weak one. Give me an Oprah lead. Okay. Your compressions aren't good. Can you change that up a little bit? Where's the crash cart? I think I got the crash cart. Would you like to push the oxygen higher? Oh, yeah, let's go to 100%. That's a good idea. Yeah. Okay. Have we given anything? Yeah, I've given epinephrine some. Would you like some atropine? Insomma, questa è tutta l'azione che poi viene fatta per un errore, quindi per un battito di ali a cui non si pensava, non si credeva potesse arrivare a tanto. E quindi vedete come questa teoria, questo concetto che Lorenz ha creato è così importante nella vita dell'uomo, perché è una cosa vera. Ed è anche importante oggi per voi a livello di studenti. E infatti l'ultimo piccolo filmato di 2 minuti proviene da un film americano uscito nella fine degli anni 90, dove parla proprio della potenza delle idee e di come la presenza di un insegnante e di idee che aiutano gli studenti, cioè che diventano così catalitiche, così formative, così importanti, che riescono a far muovere, ad attivare il cervello, che ovviamente è il nostro hard drive, è la parte più importante che ci permette di fare le scelte, che ci permette di capire, di scegliere, di essere motivati, eccetera, e verso la conoscenza, verso l'aiuto e verso gli altri, cioè con la conoscenza, con lo studiare, con l'imparare, possiamo fare delle scelte migliori e quindi possiamo aiutare non solo noi stessi, ma l'intera umanità e gli altri. Con questa e l'ultima slide, io vi saluto e poi passeremo alle domande, se riusciremo a farla partire. C'è un mondo là fuori e anche se decidete di non volerlo incontrare, comunque vi colpirà dritto in faccia. Credetemi. Dunque, è meglio cominciare a pensare al mondo ora, a cosa vuol dire per voi. Che significa il mondo per ognuno di voi? Questa sono io. E queste sono 3 persone a cui darò il mio aiuto. Ma deve essere una cosa molto importante. Una cosa che non possono fare da sole. Perciò io la faccio per loro. E loro la fanno per
altre tre persone. Siamo a 9. E aggiungo 3 a ognuno. Fanno 27 persone. Non sono forte in matematica, ma la cosa aumenta molto in fretta, capisci? Questo era l'ultimo filmato. E adesso, niente, è arrivata la conclusione. E questo è il mio messaggio per voi. A questo punto abbiamo il momento per quanto riguarda le domande. E quindi se rimuovo lo sharing, e passiamo alle vostre domande. Se riesco a trovare la freccia, scusate. Intanto grazie per questa presentazione, questo spunto di riflessione, anche aver consentito di entrare in un ambiente così particolare, così delicato come può essere una sala operatoria. Toccare con mano, vedere un po' da vicino, magari vediamo scene di questo tipo nei film, ma queste erano delle riprese reali che quindi ci hanno consentito di vedere effettivamente le dinamiche che possono essere, ecco, drammatiche in determinati momenti, quando si perde un po' il controllo della situazione, quando vince il caos. Adesso abbiamo le nostre fanciulle. Chi inizia? Posso iniziare io? Vai. Perfetto, allora io volevo chiederle, sono possibili dei risvegli non programmati durante un'operazione? Se sì, cosa si fa? Sì, sono possibili, sono rari, sono molto rari, più del risveglio vero e proprio sotto anestesia generale, che consiste in tre condizioni particolari, cioè il paziente viene posto sotto l'anestesia del gas, viene posto sotto l'infusione o la di oppioidi, e viene posto sotto quella che si chiama i muscoli rilassanti. Quindi è molto difficile poter osservare un risveglio, ma se questo dovesse avvenire, succede, e succede raramente. Quello che invece può succedere molto più di frequente, e talvolta, è la recollection, cioè ricordare quello che è successo durante l'intervento. E questo succede se l'anestesista non ha capito bene, in maniera ovviamente empirica, perché non abbiamo un modo di monitorare il cervello oggi come oggi, non siamo ancora a quei livelli, ma non ha dato abbastanza anestesia, o diciamo così, che non ha dato abbastanza anestesia in relazione alla funzione di quel cervello che è stato messo sotto anestesia. E talvolta ci sono pazienti che ci parlano di ricordi magari non praticamente non super collegati a quello che si stava facendo, però di alcuni ricordi a riguardo magari del momento in cui sono stati messi a dormire, eccetera. Quindi può succedere, ma è molto molto raro. Va bene, grazie. Io avrei un'altra domanda. Esistono delle anestesie, alternative, o comunque potrebbero aiutare, anche se sono presenti delle ricerche in questo ambito? Dunque, oggi come oggi, nella scienza anestesiologica, che è una scienza che forse è una delle poche scienze branche mediche insieme a quelle chirurgiche a livello mondiale, nel senso che quello che facciamo all'incirca noi in America viene fatto a grandi linee all'80% in Europa e nel resto del mondo, perché i farmaci sono quelli, la fisiologia umana è quella, e quindi non c'è molto da deviare.
Le anestesie molto comuni di oggi sono quelle regionali, dove grazie alla tecnologia avanzata degli ultrasuoni siamo riusciti a poter bloccare nervi che innervano arti, che innervano tutte le parti del nostro corpo, in una maniera molto più mirata e dare delle sostanze locali ad una certa concentrazione con delle sostanze adiuvanti che permettono l'azione dell'anestesia locale molto più prolungata. E quindi l'anestesia regionale è veramente avanzata, ha fatto passi da giganti negli ultimi 10-15 anni. L'anestesia generale comincia ad essere usata molto meno, soltanto in interventi molto significativi, e il fatto di intubare il paziente o no è sempre in relazione alla complessità dell'intervento chirurgico. Quindi, per rispondere alla tua domanda, sì, ci sono alternative e ci sono anche piccole attività, diciamo, anestesiologiche di sedazione che vengono fatte per interventi molto più superficiali e che non hanno bisogno del rilasso muscolare, che non hanno bisogno, diciamo, del completo rimozione del dolore, perché magari il chirurgo stesso farà un'iniezione di sostanza locale prima della rimozione, non so, di una piccola lesione o di una piccola procedura. Quindi sì, ci sono almeno tre alternative all'anestesia generale. E altre di queste non ce ne sono, stiamo aspettando le ricerche degli neuroscienziati. La medicina avanza grazie alle ricerche della neuroscienza, grazie alle ricerche della tecnologia, quindi ingegneristica, biomedica, e oggi come oggi funziona così, cioè le cose sono ormai totalmente cambiate, i dottori hanno bisogno di allinearsi e di vivere e di convivere insieme con il resto della scienza, quindi ingegneristica, e capire quindi le evoluzioni e creare una, diciamo, un certo aggiustamento, cioè una certa variazione alle proprie tecniche che si usavano in passato. Sì. Perfetto, grazie mille. Buon pomeriggio, dottoressa. Io volevo farle un'altra domanda. Come si fa a mantenere le funzioni vitali nei pazienti anestetizzati e quanti rischi pongono le soluzioni che si devono adottare? Allora, l'anestesia è una delle scienze più complesse e meno apprezzate, diciamo, dal resto degli stessi medici che non conoscono cosa sia mettere un paziente a dormire, nel senso che i pazienti vedono più i medici chirurghi che i medici anestesisti, e c'è questa usanza di non capire fino a che punto è delicata la messa in opera dell'anestesia per ogni paziente. Per rispondere alla tua domanda, c'è una profonda conoscenza, bisogna avere una profonda conoscenza della farmacologia, della biochimica, della fisica, dell'ingegneria e soprattutto della fisiologia e patologia umana. E studiare, e quindi cercare attraverso, in America sono 4+2 di fellowship, se uno la vuole fare, sono tra i 5 e i 6 anni di studio dopo la scuola di medicina, in Italia invece sono 5, e praticamente bisogna, in questi anni di residenza, bisogna essere guidati da persone che hanno già l'esperienza, da professori, istruttori, e un po' alla volta si entra a capire cosa è necessario fare per un paziente. I farmaci che usiamo sono potentissimi perché hanno la capacità di bloccare le funzioni più alte del cervello, quindi la memoria, la comprensione, e la riduzione quasi a zero della riconoscenza del dolore, e non si vede, e in alcune condizioni non si respira, e bisogna utilizzare quindi il ventilatore e mettere il ventilatore meccanico. L'aiuto più grande ci viene dato quindi dalla farmacologia,
della profonda conoscenza di essa e l'applicazione sul paziente appropriatamente fatto, e allo stesso tempo da un feedback che viene dato dalla presenza dei monitor che sono posti sul paziente prima di cominciare l'anestesia. E quindi si parla dall'elettrocardiogramma, dalla pressione, diciamo, sistemica, quindi dall'ossimetria. Altri sono poi molto più invasivi, come possono essere il catetere urinario, come può essere per esempio una via arteriosa, che praticamente ci raccontano esattamente quello che succede. L'anestesista infonde dei liquidi che sono di solito cristalloidi molto fisiologici, molto simili al pH umano, e nello stesso tempo infonde questi farmaci dagli oppioidi. Noi parliamo di un'anestesia, diciamo, combinata, quindi con i gas, con gli oppioidi che tolgono il dolore, talvolta regionale, e ovviamente con, se necessario, la presenza di muscoli rilassanti per fare in modo che il paziente non si muova. Per esempio, questo succede soprattutto oggi come oggi nelle neurochirurgie importanti e nelle cardiochirurgie importanti, nonché in laparotomia a lunga o interventi urologici e ginecologici di 2-3 ore, 4 ore, sì. Risposto? Spero sì, grazie mille. E, volevo farle anche un'altra domanda, se possibile, un po' più personale. Cosa l'ha portata a scegliere la sua strada? E che consiglio darebbe ai giovani che si trovano di fronte ad una scelta simile e che in questo periodo di incertezze temono di alimentare il loro caos interiore? È una domanda bellissima che io speravo che qualcuno mi facesse. Si deve sempre parlare e cominciare dalla conoscenza di noi stessi, che purtroppo avviene in tarda età. Conosciamo noi stessi quando cominciamo a metterci in gioco. Però nel frattempo, cioè durante le scuole, soprattutto le scuole superiori e l'università, dobbiamo metterci in gioco e capire che la conoscenza degli altri, cioè di ciò che è stato già scoperto, cioè di ciò che ci insegnano a scuola, di ciò che magari è già stato sperimentato, è anche importante per cominciare a mettere i primi mattoni di una casa che sarà poi noi, la nostra. Cioè. Allora, cosa diciamo consigliare ai giovani? Di seguire la vostra passione, cioè di seguire il vostro pensiero. Perché in fondo siamo noi che viviamo su questa terra e saremo noi che un giorno andremo via, cioè saremo noi che faremo i conti con noi stessi. Quindi fare qualcosa che ci piace, dedicarci al massimo e crederci, di dimenticare e mettere da parte tutti quei concetti di raccomandazione, eccetera, eccetera, perché non è così. E se fosse così, si cambia, come ho fatto io, si cambia nazione e si trova un altro posto. Perché la cosa importante è mantenere noi su questa terra felici, contenti, capaci di poter far bene a noi stessi e agli altri. Quindi seguite le vostre passioni, seguitele con intelligenza, date tutto voi stessi e soprattutto approfondite la conoscenza delle cose, perché sapere è potere, perché vi aiuterà a scegliere e a scegliere bene. Grazie, grazie mille. Prego. Esaurite le domande del nostro team qui, delle giornaliste, pare di sì. Veramente un grazie di cuore, perché accanto all'aspetto, ecco, scientifico, medico, anche far dire ai giovani di questi consigli, di questi suggerimenti, è importante. È un conto e sentire i propri docenti tutti i giorni dire cose del genere, altro poi è sentire anche dall'esterno, da chi ha fatto determinati cammini, determinati percorsi, e quindi è sempre molto prezioso. È stata un'altra occasione anche per l'orientamento universitario, tanti dei nostri poi studenti si avviano verso questa scelta e qualcuna appare proprio sotto i miei occhi in questo momento, è ancora lì
indecisa sul da farsi per il futuro, e penso che come lei ce ne siano tanti altri. Quindi un bel contributo, Yolanda, dottoressa Russo, grazie di cuore. Oggi è stata tutta la giornata all'insegna della medicina. Siamo partiti con un discorso sul plasma iperimmune per combattere il Covid. Termineremo con un aspetto che affronteremo più tardi, dalle 17 in poi, in ambito biochimico, sempre relativo al Covid, ma questo è stato un aspetto particolare molto, molto bello. Quindi grazie di cuore da tutti noi. Grazie Rosellina, grazie dottor Di Laudo, le studentesse, e in ogni momento vogliamo metterci in comunicazione con gli studenti, non deve essere il festival della scienza, si può fare benissimo. Vi ringrazio ancora dell'ascolto e vi auguro buona serata. E arrivederci a presto. Grazie, grazie.